Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Inizio questo vlog alle 11:54 del mattino, oggi è sabato. Ste è uscito a giocare a padel, quindi io sono qui a casa da sola con il piccolino. Sono in bagno perché voglio fare, cioè mi stavo preparando con calma, a mezzogiorno forse riesco a prepararmi. Devo ancora mettere la crema idratante e la crema contorno occhi, poi mi do una truccatina e tolgo il pigiama e mi vesto perché direi che è arrivato il momento di cambiarsi. Comunque sono qui in bagno con il piccolino perché ovviamente me lo porto ovunque ed è comodissima la trip trap, perché quando è sveglio come in questo caso lo tengo in trip trap perché lui si guarda in giro. Adesso sta guardando il soffitto, molto attratto dal soffitto. Ti piacciono le travi? Evidentemente sì, perché guarda molto spesso verso l'alto. Comunque, voi come state? Noi tutto bene? Io ormai mi sono ufficialmente ripresa dal parto, è passato più di un mese perché il piccolino questo lunedì ha compiuto un mese di vita. Mamma mia, il tempo comunque vola, incredibile. E passando un mese, anche i punti che avevo, perché mi sono lacerata durante il parto, sono ormai, si può dire, spariti del tutto. Io non ho più fastidi particolari, ecco. Lui invece, poverino, un pochettino sofferente, perché in questi giorni ha un po' mal di pancia, un po' mal di pancino perché fatica a scaricarsi, ha un po' di arietta nella pancia. Infatti ieri siamo andati anche a fare la prima visita con la pediatra, che ci ha consigliato qualche massaggio da fare proprio per aiutarlo a far uscire un pochettino più di aria e di conseguenza magari anche a scaricarsi con un po' più di frequenza. Cresce bene, prende peso. Che ti ridi? Adesso sto ridendo perché è appunto qui sotto di me. E abbiamo la bilancia in casa, quindi non so se si vede, no. Comunque qui nella doccia abbiamo la vaschetta per il bagnetto, che è pazzesca, è una figata quella vaschetta, perché allo stesso tempo fa anche da bilancia, quindi quando non c'è dentro l'acqua noi lo mettiamo all'interno e lo pesiamo. Quindi una volta ogni 2-3 giorni lo pesiamo. Adesso la pediatra cerca di pesarlo tranquillamente una volta alla settimana. Io in realtà lo pesavo una volta ogni 2-3 giorni semplicemente perché avevo la bilancia in casa e giusto per curiosità. Però ha sempre preso peso, infatti ora pesa 4 kg e 300 grammi. Quindi insomma, rispetto alla nascita che era 3,2 kg, il suo chiletto nel primo mese l'ha preso. Adesso mi cambio e mi trucco, così sono a posto, perché oggi pomeriggio magari, se riusciamo, vediamo, vogliamo andare a prendere la base per l'albero di Natale. Perché abbiamo fatto l'albero di Natale lunedì, non ho filmato niente, però a differenza degli altri anni, perché con il piccolino insomma è stato un po' più complicato il tutto, quindi ve lo faccio vedere già montato e tutto. Però mi manca la base per nascondere quella dell'albero, che non è bella da vedere, ma quella che ho è troppo piccola per l'albero, quindi dobbiamo andare a vedere se troviamo la misura giusta per l'albero di quest'anno, perché piccolo spoiler, lo abbiamo cambiato e magari oggi nel pomeriggio possiamo approfittare di questa giornata, tra l'altro bruttissima perché piove, fa freddo, per farci un giretto e prendere appunto la base dell'albero e completarlo ufficialmente. Mi sono cambiata, ho portato il pupetto ovviamente di qua con me e ho messo un leggings e un maglione bello caldo e morbido, perché comunque mi piace stare comoda anche in casa. Adesso, visto che si arriverà fra un'oretta, quindi per il pranzo devo ancora aspettare, lui ha già mangiato, il cambio pannolino l'ha già fatto, anche se è ancora in pigiama, quindi in realtà dovremmo vestirci, però intanto che si sta forse appisolando lo lascio ancora un attimino qui e ne approfitto per farvi vedere l'albero di Natale e magari per iniziare a decorare un pochettino anche qui, perché se c'è qualcosina
Però ad esempio sull'isola, qua non so se si vede, ma abbiamo ancora due cosine autunnali. Quasi quasi inizio a decorare un pochettino qui, anche se qualcosa di natalizio già c'è. Voglio decorare un po' anche l'open space con poche cose, senza esagerare. Però ne approfitto, visto che ormai siamo a dicembre, infatti ho anche i calendari dell'avvento che ho iniziato ad aprire dal 1 dicembre, e è giusto iniziare a decorare casa, quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Visto che c'è una giornata grigia, ho dovuto per forza di cose accendere le luci, perché altrimenti non rende. Ho finito di sistemare la zona qui dell'open space. Vi faccio vedere bene tutti i decori che ho inserito e devo dire che sono soddisfatta. Poche cose, cioè non ho esagerato, però l'effetto finale, il risultato mi piace molto. Come prima cosa direi di partire dalla cucina, dove in realtà ho inserito pochissime cose. Partiamo dal finestrone. Ho messo, non so quanto si vedrà, comunque questo, non mi viene neanche il nome, questo sticker da finestra, questo adesivo, che l'anno scorso avevo messo sul finestrone della sala da pranzo, invece quest'anno ho deciso di metterlo qui, in quello della cucina. Poi qui l'unico elemento decorativo natalizio è questo vassoietto con l'arena e l'alberello e una delle candele che ho trovato nel calendario dell'avvento di Ava May. Tra l'altro questa è una super novità che si trova solo nel calendario dell'avvento e stasera probabilmente l'accendo perché il profumo è davvero strepitoso. Poi tornando in cucina, ho inserito qui una candela sempre di Ava May natalizia, mentre qui nel vano a giorno ho inserito una candela natalizia sempre di Ava May e questa decorazione molto bella di Casa Shop che ha la lucina all'interno. Guardate che carina. Ovviamente poi si può decidere se tenerla accesa o spenta. Intanto l'ho accesa giusto per farvi vedere l'effetto, che mi piace molto. Poi passiamo alla sala da pranzo, che è quella un pochettino più ricca. Partiamo da questo angolo, l'ingresso, dove abbiamo la stufa pellet. Ho messo gli alberelli sempre di casa, anche lui è di casa, e poi il vaso con delle pigne innevate e questa decorazione di Maison du Monde, molto carina. Mi piacerebbe mettere tipo qua al centro una stampa come ho sempre durante tutto l'anno, però di natalizio non ho niente. Magari vediamo se riusciamo a stampare qualche foto del servizio newborn che abbiamo fatto e magari metterla al centro, anche se di Natale non c'è riferimento. Però anche così devo dire che mi piace. E poi spostandoci qui in sala da pranzo, invece, come centro tavola ho realizzato questa composizione, che è composta da questo centrotavola innevato, sempre di casa, anche questo ha le lucine, però al momento sono spente. Poi ho messo queste palline verdi opache, verde lucide, anche queste di casa, così come questa sfera che è come l'altra ma più grande. E poi queste decorazioni in legno personalizzate me le ha realizzate un ragazzo molto bravo che ha una pagina Instagram, vi la lascio qui in info box. C'è questo ovviamente con il nome di Tommaso, poi c'è questa di Gioia e Moca e infine la mia e quella di Ste. E devo dire che come centro tavola mi piace molto, semplice, elegante, personalizzato perché ci sono tutti i nostri nomi
e lo adoro. Poi qui invece cosa ho messo? Questo albero alternativo, visto che appunto qui l'albero di Natale non c'è, di Maison du Monde con questo gnomo. Poi ho messo un po' di decorazioni in legno con i dettagli rossi, in cima come puntale dell'albero questo fiocco rosso. Qui invece ci sono, c'è questo vassoietto, questa composizione che ho sempre fatto con tutti i prodotti di casa. Ho inserito le pigne, una renna e altre due sfere luminose, in questo caso sono spente. E poi qui queste tre candele glitterate molto molto belle, che però non accenderò mai, le ho prese proprio come elemento decorativo. E questi sono i decori che ho inserito qui. Adesso andiamo sul soppalco, così vi faccio vedere l'albero di Natale. Poi il soppalco è ancora da completare, perché mi piacerebbe mettere la ghirlanda magari sul parapetto in vetro. Al momento di natalizio c'è soltanto l'albero, però non credo che riesco a sistemare tutto oggi, perché vogliamo andare a vedere per la base dell'albero. Tommy lo abbiamo cambiato perché finalmente si è scaricato, quindi gli abbiamo fatto il cambio pannolino, l'abbiamo lavato, adesso sta facendo il riposino e poi quando si sveglia probabilmente andiamo a vedere se troviamo appunto la base dell'albero, così da completarlo. Però intanto ve lo faccio vedere ugualmente. E questo invece è l'albero di Natale. Ora accendo le luci così riuscite a vederlo meglio. La prima cosa che sicuramente cade all'occhio: non è innevato. Dopo anni con l'albero innevato abbiamo voluto cambiare e ne abbiamo scelto uno totalmente verde, ed è anche più grande rispetto a quello dell'anno scorso, sia come circonferenza, perché quello che avevamo prima era molto più slim ed era alto 2,10 m, quindi arrivava circa qui. Questo invece è 2,40 m, quindi un pochettino più alto, ma anche più cicciotto, e mi piace tantissimo come ci sta. Lo abbiamo decorato con un filo di luci, non abbiamo voluto esagerare neanche con la quantità di luci. E poi le decorazioni sono la maggior parte le stesse dell'anno scorso. Sul dorato c'è qualche dettaglio bianco, ma il colore principale è il dorato e il legno. Guardate questa meraviglia, questa creazione personalizzata per Tommaso. Personalizzate ne abbiamo diverse. C'è anche questa in plexiglass con il campanellino dorato, il fiocco dorato e i nostri nomi. Questa è l'esempio di Ste, questa invece è la mia, c'è anche quella di Tommy, eccola qua. Anche questa personalizzata, il primo Natale di Tommaso, bellissima, sempre in dorato. Ovviamente ci sono anche per le pupette, questa con la zampa e il nome di Mocha, e da questa parte, scusate perché sono un po' in alto, questa di Gioia. E poi un'altra personalizzazione che abbiamo è questa col fiocco di neve in legno e il mio nome. C'è anche quella di Stema, adesso mi sfugge, non la sto trovando. Comunque, eccola qua, vista adesso, mi è caduto l'occhio. Mi piace innanzitutto perché è verde, quindi diverso dal solito. Comunque non fate caso, ma qui ho il tiralatte, lo sto preparando perché voglio tirarmi fuori un po' di latte, però l'ho spento altrimenti magari non mi sentite. Comunque, a parte questo. E poi mi piace perché è personalizzato anche con i nostri nomi. Poi quest'anno sarà proprio un Natale speciale in quanto è arrivato Tommaso, quindi vogliamo goderci questo periodo di feste, di magia, con ancora più, cioè con più voglia ancora rispetto agli anni precedenti. Adesso scendo e vado ad allattarlo perché lo sento piangere, quindi secondo me è arrivato il momento della poppata. Ci vediamo dopo, ciao! Siamo rientrati a casa, siamo andati a fare il giretto e alla fine non ho trovato la base in vimini perché non c'era della misura che serviva a noi, e abbiamo preso questo tappetino, questo tappeto morbido tipo in peluche, diciamo così, molto morbido, color marroncino, che riprende un po' quindi i dettagli dorati dell'albero e anche il legno. Trovo che come colore ci stia bene, perché altrimenti c'era grigio, ma grigio non c'entrava assolutamente nulla. E questo ha un diametro di 90 cm, quindi
sicuramente come misura va bene, dopo lo provo e vediamo come ci sta. Vi faccio vedere anche il look di Tommy di oggi. Siamo proprio appena entrati in casa e indossa questa cuffietta, che tra l'altro era quella, la prima cuffia che gli hanno messo quando è nato, l'avevo preparata per il primo cambio. Poi una tutina, ve la faccio vedere, una tutina a manica lunga con disegnato questo tipo cagnolino. Poi sopra abbiamo messo questo cardigan bellissimo, azzurro e bianco, con gli orsetti. Ovviamente il suo amatissimo Ciuccio, mi sa che si sta per fare la cacca. E poi queste meravigliose scarpine personalizzate con il suo nome, cioè guardate quanto sono belle, e con l'orsetto dipinte a mano, sono stupende. Adesso togliamo la cuffia, poverino, perché siamo in casa. Eccoci qua, voilà. Poi facciamo il bagnetto, un bellissimo bagno caldo. Adesso ci cambiamo, facciamo il bagnetto, poi mettiamo addirittura il pigiama, anche perché sono già le 7 di sera, fra un po' anche noi mangiamo, verso le 8 e mezza ci portano la pizza, quindi prima volevamo fargli un bel bagnetto, così poi è pronto per la nanna. E poco prima di uscire è arrivato il corriere, che non mi aspettavo sinceramente di sabato, e ci ha consegnato questo pacco da parte dell'erbolario, che ancora però non ho aperto, proprio perché quando è arrivato noi eravamo proprio pronti per uscire. Ora facciamo un bellissimo cambio pannolino e poi bagnetto. Momento bagnetto per Tommy. Wow, quanto ci piace l'acqua calda! Quanto ci piace l'acqua calda! Era bellissimo fare il bagnetto, è proprio bello. E questa vaschetta è comodissima perché segna la temperatura dell'acqua, che deve essere a 37 gradi. Adesso sei bello pulito e profumato. Lui comunque si rilassa proprio tanto durante il momento del bagnetto. Vero Tommaso? Vero? Abbiamo finito di cenare, Tommy è insieme a sé e io adesso provo a mettere la base che abbiamo comprato oggi. È morbidissima e guai a voi cagnoline se ci salite, perché loro amano i tappeti, infatti, per l'appunto. Adesso non si vede, ma c'è qui Gioia. Mocha, non so dove è andata. L'ho messo e ho rimesso sotto anche i pacchi regalo, che in realtà al momento sono soltanto decorativi perché le scatole sono vuote. Comunque trovo che la copertura per la base sia perfetta, sia come dimensione che come colore. E adesso posso ufficialmente dire che l'albero di Natale è completato. Poi voglio inserire la ghirlanda sul parapetto qui e forse anche là in alto, oppure potrei farlo anche soltanto qui quest'anno, cambiare i cuscini e mettere quelli natalizi, qualche decoro natalizio anche qui sul mobile, e per il resto direi che anche il soppalco poi sarà pronto e addobbato a festa per il Natale. Qui dietro di me potete vedere qualche peluche natalizio che ho tolto dal sottotetto, e domani con calma vado a sistemare queste ultime cose, inserirò gli ultimi decori qui e poi in un prossimo vlog vi faccio vedere insomma come ho sistemato anche questa parte di casa. Detto questo, io direi di chiudere qui questo vlog. Ora scendo, mi faccio una doccia, poi ci metteremo qui sul soppalco a guardare un film, e spero in un film di Natale. Quest'anno ancora non ne ho visto uno. Sono un po' più io l'amante dei film di Natale rispetto a sé. Vediamo se riesco a convincerlo. Vi mando un grandissimo bacione, grazie per essere stati con me anche oggi, e nulla, ci vediamo molto presto, spero, tempo permettendo, Tommy permettendo, con un nuovo video. Ciao!